Sindaco Spinelli, seconda edizione per la Sagra del Pane e dei Grani Antichi, che bilancio finale possiamo fare? Allora, il bilancio è molto positivo, dopo già, parliamo del terzo giorno che è stato ieri, un mare di presenze, un bel po' di cittadini al di fuori del mio comune, ce n'erano, quindi la cosa è positiva, vuol dire che la gente ha voglia di iniziare di nuovo a vivere in società, per quello che giustamente le ristrettezze che ci possono essere ad oggi. Un momento importante per il vostro comune è anche l'adesione che avete fatto all'Associazione Nazionale Città dell'Olio. Di che cosa si tratta? Perché avete voluto questa adesione? Sì, allora l'adesione nasce da un incontro fatto grazie alla professoressa Vania Sarullo, che mi ha presentato l'associazione in rappresentanza per la regione Sicilia del dottore Marino. Ho aderito molto volentieri, anche perché il nostro territorio ci sono molte ulivete, quindi sarebbe un'ottima occasione per far conoscere ancora meglio il nostro territorio, anche perché parliamo di qualità. Nulla da tagliare fuori nella zona, ma il nostro è un ottimo olio di tanta qualità. Quindi non soltanto la promozione del grano, ma anche quella del vostro olio del territorio. Sì, certo, è un abbinamento, penso che sia molto favorevole, e quindi incentivare un po' le nostre aziende sul territorio. Per il prossimo anno pensate di riconfermare questa sagra? Il prossimo anno, a giugno, dovrei avere le elezioni. Se io sarò rieletto e i miei cittadini mi vorranno, sicuramente, a migliorarci ancora. Onorevole, oggi si conclude la seconda edizione di questa interessante sagra a Calamonaci, un modo anche per promuovere l'agricoltura del territorio che ha tantissime problematiche. Sicuramente un plauso va all'amministrazione comunale e al sindaco Spinelli, perché oggi più che mai diventa determinante portare i nostri territori fuori, farli conoscere con quelle che sono le eccellenze. Quindi la sagra di oggi, di questi giorni, rappresenta uno dei momenti, a mio modo di vedere, in cui proprio il territorio viene promosso attraverso le culture che vengono e sono rivalutate dappertutto. Calamonaci, che sembrerebbe essere un paese piccolissimo, riesce ancora una volta ad essere leader in questo senso, a portare fuori dal territorio quelle che sono le eccellenze, le peculiarità, e io oggi sono venuta proprio per apprezzarne in qualche maniera il percorso. Quindi un complimento va a tutta l'amministrazione, al sindaco in primis, alla comunità, perché comunque quando promuovi un territorio promuovi una comunità, promuovi quello che è il meglio che quel territorio riesce a dare, e io credo che questo sia il punto su cui partire e da cui partire non soltanto Calamonaci, ma la nostra provincia, il nostro territorio, i comuni che si mettono in rete e riescono, ognuno con peculiarità diverse, a dare il proprio contributo. Chef Montemaggiore, oggi tra i protagonisti anche lei di questa sagra, con un interessante show cooking dove porterà avanti una bellissima ricetta dedicata alla pasta. Sì, più che la pasta è la valorizzazione del pan grattato, recuperato dal pane che si è indurito praticamente. Perché quando c'è stato il primo incipit, il primo invito che mi ha fatto la dottoressa Vania Sarullo, che è la padrona di casa di questa bella azienda, dice: il pane, sì, ma il pane, la vita non comincia e finisce da quando lo impastiamo a quando poi diventa duro nell'arco di un paio di giorni. Ma la sua vita continua con le sande a chiappa, la beccafico, la mudica atturrata che noi mettiamo in diversi tipi di pasta, insomma anche l'aglio all'olio ci sta benissimo, quindi è stato così un discorso quasi interminabile di come utilizzare. Dico, al nord in Trentino fanno i canederli con il pan grattato, le uova fanno una specie di pasta che poi viene messa nel brodo di carne che fanno loro, quindi nel mondo normalmente il pane, torno a ripetere, ha un continuo fino a che proprio non c'è più nulla da fare, allora a quel punto ecco lì. Quindi stasera pasta con mollica? Stasera sì, la pasta con mollica tipica di qua, che io elaborerò un attimino a modo mio, ma con gli ingredienti che loro stanno utilizzando per un assaggio collettivo a base di olive, di pomodoro secco, di olio, di pomodoro fresco, un po' di basilico e poi la mollica torrata e l'apoteosi del piatto, ecco. E, diciamo, il pane, i nostri nonni mangiavano pane e formaggio, pane e cipolla, pane e olive, certo zappavano tutto il giorno in campagna, quindi questo pane
sostentamento sostanziale lo dava, e non erano altissimi come i nostri figli o noi stessi che siamo diventati più alti dei nostri genitori per certi versi, perché magari non si mangiava molta carne, però già il pane integrale senza che fosse disgerminato come fanno adesso le industrie, grani siciliani autoctoni di grano tipico, senza additivi, senza nulla, pronti ad essere macinati a pietra possibilmente, perché i nostri nonni nel loro DNA che hanno trasmesso a noi logicamente riconoscono il grano, il frumento macinato a pietra, che è lo squadretta. Il nostro secondo cervello, che è lo stomaco, comunica col cervello principale e si chiede, come diciamo, no? Dice, a qua appartiene, no? In senso, e allora se il cervello gli dice, ma io non lo conosco questo tizio, allora cominciano i malesseri, i mal di testa. Dovremmo tornare, come molti stanno facendo, ai nostri grani, che sono il miglior prodotto alimentare per l'uomo. Francesco Marino, qual è la mission che riveste la vostra associazione, e possiamo annunciare anche l'adesione del Comune di Calamonaci? L'Associazione Nazionale Città dell'Olio, 30 anni di esperienza, è un ente che raggruppa circa 400 comuni in tutta Italia e anche camere di commercio, ed ha diversi obiettivi che hanno tutti un comune denominatore, ovvero la valorizzazione dell'olio d'oliva, dei territori di produzione e di tutte quelle realtà, spesso piccole, che fanno tanta qualità e che sono oggi in grado di stare sul mercato, per cui la valorizzazione del prodotto diventa il punto principale. Inoltre oggi, anche grazie all'approvazione di una legge sull'olio turismo, ci occupiamo anche di questa nuova materia che diventerà nel prossimo futuro parte integrante della multifunzionalità delle nostre aziende agricole, ce lo dice l'Unione Europea, lo abbiamo recepito come governo nazionale, insomma come Stato, e adesso noi vogliamo sui territori lavorare per incrementare, per diffondere queste pratiche che possono portare anche dei vantaggi non indifferenti ai redditi aziendali delle nostre imprese agricole. Le problematiche ovviamente sono tante e diffuse, una tra tutte è quella delle importazioni dal Nord Africa. Sono delle problematiche oggi molto importanti che riguardano sia gli aspetti produttivi che anche gli aspetti legati al mercato, l'aumento dei prezzi, quindi oggi le nostre aziende si trovano ad affrontare delle problematiche molto importanti. Il settore primario fino adesso nella sua interezza è riuscito, anche perché ha delle spalle molto larghe, a resistere. Speriamo che possa farlo anche nell'immediato futuro. Uno di questi è anche i problemi legati all'importazione di prodotto, che porta ad una concorrenza spesso non leale sui nostri mercati. Però noi abbiamo dalla nostra un grandissimo vantaggio, quello di avere un territorio importante, riconosciuto a livello mondiale, delle realtà anche piccole ma di grandissima qualità, per cui se noi puntiamo su quelle, aggregando l'offerta e puntando ad un marketing che sia anche territoriale, importante, incisivo, possiamo affrontare qualunque mercato e dare una spinta importante all'olivicoltura, che sarà il tema principale dei prossimi 10 anni. Nicola Daccardi, proveniente da Matera, quali sono le peculiarità, le caratteristiche del vostro pane di Matera? Il nostro pane di Matera è fatto essenzialmente di semola rimacinata di grano duro, e la peculiarità è quella della lunga lievitazione, perché le lunghe lievitazioni sono quelle che conferiscono al prodotto la digeribilità e il gusto, perché la lunga lievitazione permette anche la fermentazione batterica, e quindi queste sono tutte caratteristiche che conferiscono al prodotto qualità e gusto. Ma la particolarità del pane di Matera sta nel fatto della forma, perché questa forma particolare viene conferita al prodotto nel momento in cui si va ad infornare. Tutti gli altri panni si fanno lievitare e poi si infornano, invece questo, dopo la lievitazione, si danno delle pieghe particolari, e questi tre tagli stanno a significare i tre tagli della Trinità, perché l'alimentazione e l'agricoltura sono sempre stati legati alla sacralità della vita, e a Matera questo è stato contemplato proprio nel pane. Quindi i tre tagli della Trinità, e poi questa
formatura conferisce alla crosta un modo di cuocere tale da diventare da dare una cristallizzazione maggiore, quindi un gusto maggiore al pane, e la formatura conferisce anche alla mollica una tenacità maggiore per conferire digeribilità, e quindi tutto questo con una lunga cottura e lievitazione fa del prodotto del pane una cosa pregiata. Una domanda in breve: perché è importante utilizzare grani antichi? I grani antichi si differiscono dagli altri perché sono molto meno proteici, molto meno contaminati, e i nostri grani italiani per questo sono veramente i migliori, e la Sicilia è capofila nella lotta per una alimentazione più sana e genuina. Giovanni Petruzzella, anche lei a Calamonaci, cosa pensa di questa interessante manifestazione? È una manifestazione interessantissima perché questi nuovi pani che vengono fatti, vengono prodotti con i grani antichi, sono il nostro futuro, perché queste farine dobbiamo capire che sono la qualità dell'alimentazione del futuro. Noi abbiamo portato qui un pane particolare che è il pane di Milena, un pane scanato, un pane a pasta dura, viene lavorato molto con delle forme anche votive, perché si usavano nei periodi di San Giuseppe, che oggi facciamo ancora comunque. Sono lavorati con un lievito naturale, quindi abbiamo sia l'alimentazione naturale sia le farine che sono delle farine con grani antichi che sono altrettanto naturali, e quindi abbiamo un pane effettivamente buono, buonissimo, con dei sapori eccezionali. Oggi questo primo laboratorio per la Sagra di Calamonaci, che cosa avete preparato? Allora, oggi per questa grandissima sagra, non grandissima sagra di Calamonaci, abbiamo preparato dei dolci muffin con cioccolato. Io vengo da Bari, lo dico subito, e ho fatto la mia focaccia barese, che daremo stasera in degustazione. E poi abbiamo preparato delle basi, delle pinze che andremo a condire e poi per offrire a tutti i partecipanti. Come sono stati preparati? Quali sono gli ingredienti, visto che si parla di grani antichi? Sì, abbiamo preparato con grani antichi, farina tipo 1, macinata a pietra, farina tipo 2 e semola rimacinata di grano duro. Tutti ingredienti naturali, non usiamo ingredienti fuori dal normale, non c'è chimica, c'è solo acqua, lievito e farina. Ci sono i preimpasti prima, che vengono effettuati la sera prima, e poi il mattino completati con tutta la dovuta forma per fare sì che riesca un prodotto abbastanza buono. Una considerazione generale: perché i grani antichi sono migliori rispetto a quelli, chiamiamoli, moderni? Non è che sono più, cioè siamo andati a riscoprire dei grani che erano stati abbandonati e poi li abbiamo di nuovo tirati su e abbiamo scoperto che ci sono dei prodotti che veramente buoni, grani che portano un pane veramente eccellente. Qual è la particolarità delle famose focacce baresi? La particolarità è quello che noi abbiamo usato giustamente olio di locale, l'olio siciliano, che è olio d'oliva, e con pomodorino. È bella abbondante di olio che fa fare quella croccantezza e quel colore bello accentuato rosso della focaccia. E le pinze e le focacce come saranno condite? Le pinze saranno condite con vari giustamente ortaggi, col pomodoro, la classica margherita, con peperoni, abbiamo grigliato, ma sempre roba locale, perché il nostro motto è quello di valorizzare la roba locale, diciamo, i prodotti siciliani e tutto quello che viene dalle terre ottiche, quelle diciamo locali. A chi ci ascolta, perché consiglierebbe di utilizzare i grani antichi? Allora, io ripeto, non è che condanniamo le farine moderne, purtroppo ci sono dei prodotti vengono fatti con farine tecnologiche, giustamente. Se uno su una prestazione, su un tipo di pane, deve usare farine mentre con farine di grani, quelle antiche, diciamo, meno burattati, contengono più cenere, giustamente, a livello nutrizionale, giustamente portano dei marinamenti. Ma purtroppo
non si possono usare dei tipi di pane, vengono usate quelle tipi farine non diciamo più burattate, più bianche, togliendo giustamente molto livello dimensionale, ma poi dipende, sono sempre le scelte, mentre un pane con fatte con grani antichi è più saporito, però non abbiamo le prestazioni di una farina diciamo più bianca, però entrambe le due cose sono ottime giustamente. Una considerazione di carattere generale, ma sono più importanti le materie prime o anche i macchinari, le attrezzature che vengono utilizzate? Sì, ma io dico l'artigiano è quello, l'artigiano nasce dalla prima dalla valutazione delle materie prime, a valorizzare diciamo, le materie prime locali, diciamo a chilometro zero, a livello pure ambientale, giustamente. I macchinari aiutano alla vita del panificatore, diciamo, non è giusto perché ti dà la possibilità diciamo, di fare una vita più, diciamo, più normale, sempre, usando delle celle, non scendi più la notte, usando delle macchine eviti meno lavoro nel panificio, diciamo, sono due tecniche diverse. Però l'arte dell'artigiano, ma non toglie, prendere una macchina diciamo, cambia l'artigiano. L'artigiano secondo me è sulla scelta delle materie prime, non sui macchinari, diciamo, la tecnologia. Angelo Tudisco, lei è stato uno dei promotori di questa sagra, finalmente si arriva all'inaugurazione con tanta anche soddisfazione. Sì, grazie al sindaco Pino Spinelli che ci ha dato questa possibilità e alle aziende Tecnofood e la nuova molitoria di Molino delle Grazie che ci sta dando tutta la fornitura delle farine e si può fare la sagra, perché se non ci sono questi aiuti, questi appoggi verrebbe difficile. Una battuta soltanto sui laboratori, oggi si inizia ma nei prossimi giorni ce ne saranno altri. Sì, sicuramente, anche perché stiamo aspettando che arrivano pure gli altri colleghi da fuori. Un momento simpaticamente atteso sarà quello della gara tra le casalinghe? Prima, in primis il laboratorio dei bambini, che ci saranno, come avevo detto già durante l'intervista, i laboratori con mano in pasta per i bambini e dove vi sarà spiegata tutta la filiera, dalla coltivazione del grano alla farina e agli impasti. E poi con sì, le casalinghe, con la gara delle caselle, quella sarà il clou della sagra, della festa, dai.